Bentornati ragazzi dal mio bunker qui sottoterra, non è vero? Bentornati sul canale di Stormplayer. In questo video oggi continuiamo l'avventura su The Crew Motorfest. Continuiamo sempre da dove abbiamo lasciato l'ultima volta. Dall'ultima volta non sono più andato avanti, ho fatto solo gare che avevo già disputato in offline. Quindi ricordatevi che su questo canale The Crew Motorfest è in full. Cercheremo di portare tutte le playlist possibili su questo canale. Dicevamo, tutte le gare che faremo saranno sul mio canale. Quindi andiamo avanti, ragazzi, andiamo avanti, andiamo a vedere da dove avevamo lasciato. Andiamo sulla playlist, andiamo sulla mappa. Sulla mappa, ricordatevi sempre che se vi piace questa serie di lasciare like e commento, ragazzi, iscrivetevi se vi piace il canale di Stormplayer. Allora, andiamo a vedere dove avevamo lasciato. Onestamente non mi ricordo, forse era questo. Sì, eccolo qui, Hawaii Scenic Tour, imposta destinazione, ok, viaggio rapido, proviamo a far viaggio rapido, vediamo dove eravamo rimasti. Guarda di nuovo il video introduttivo, no, quindi questo è l'inizio della playlist, quindi noi dobbiamo andare. Vediamo dove dovevamo andare. Allora, queste le avevamo fatte, queste sì. Mi fa andare qui, 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 ok? Un viaggio rapido, non lo so perché mi fa andare qui. The Descent. Che cavolo è? Corsa. Ok, vai, mi punta qui e andiamo qui, dai. Ma è lontanissimo però, ragazzi, è lontanissimo, fare un bel viaggio, 16 km, ragazzi, non ci credo, no. Facciamo qualcosa di più vicino. Qualcosa di più vicino, questo cos'è? Slalom, no, perché mi fa andare lì per forza, scusate? Perché è l'unica cosa che posso fare, forse. A parte la formula. Vabbè, dai, andiamo lì per il momento, dai. Facciamo questi 16 km. Tutti a manetta. Via. Vediamo se apro cara che dice. Allora, se apro cara mi dice qui 16 km. Poi mi dice Hawaii Scenic Tour. Dice Hawaii a 6 km. E American Muscle. Ok, andiamo qui, dai. Hawaii Scenic Tour. Vediamo cos'è. Che è più vicino, magari poi ci avviciniamo man mano ai. Ah no, ok, non. Aia! Non. Cosa cavolo sta facendo? Quando non giochi da un po' i giochi è così, ragazzi. Purtroppo ti dimentichi un po' i pulsanti. Allora, torniamo nella playlist. Abbiamo detto questa. Imposta. Imposta destinazione, ok. Vediamo cos'è, via. Sempre con il nostro BMW, che è stata la prima auto che abbiamo portato al massimo di potenza. Fatti va come una bestia, va come una bestia. Mamma mia, questo ho scalzato per un centimetro. Ok, dai. Vediamo dove ci porta oggi la playlist, poi magari più avanti sempre in questo video andiamo a comprare qualche nuova auto, magari una nuova tipologia di auto, vediamo quello che ci dà. C'è un coso in zona, ragazzi, c'è un box. Ok, in queste zone. Oh, nell'acqua, no! Ok, forse da qua? Sì. Eccolo! L'ho sgamato subito. Ok. Questi box servono sempre, ragazzi, perché ti dà un botto di cose interessanti senza andare a spendere soldi. Anzi, si possono trovare anche punti in denaro. Quindi, ok, let's go. Si riparte, via. Che mancano 3 km e mezzo circa. Ok,
The Bavarian manufacture has always been a leader in the field of roadsters. From the 4 series through the 8 series to the M6. Però non ho capito il problema della del viaggio rapido. Oh, ahia, viaggio rapido. Tamponare a questo abbiamo fatto. Cioè, il viaggio rapido prima o poi si potrà sbloccare o no? Per le playlist, ma non dico per le playlist che non abbiamo fatto, ma almeno per quelle che già abbiamo fatto. Così da arrivare più veloce e cercare di guadagnare. Attenzione che qui facciamo un bel tour in campagna. Stiamo arrivando. Vai, andiamo. Eccoci qua, allora, vediamo un po'. Immaginate non si poteva fare niente? No, invece no, si può andare. Allora, l'auto è in prestito. Vediamo un po'. In questo caso, vediamo le... Ok, auto in prestito. La BMW Z4? Ma è la stessa che ho io? È la BMW Z4? Ma se ce l'ho, perché me la dovete dare in prestito? Dai, andiamo. Si continua. Questa siamo in una laguna, siamo in una laguna. Si parte lanciati? No. Le storie sono molto importanti, sì. Per chi sta studiando storia, sì. Il modo in cui entriamo in connessione con cosa? Ho letto. Ci sentiamo presto, va bene. Va bene, che ola. A noi ci interessa correre con la nostra BMW Z4, che non è la nostra. Non è la nostra, ma è quella che ci abbiamo già. Non fa niente, ce l'hanno prestata, meglio così. Si parte. Ma questa è un'auto buona, ragazzi, eh. Si guida veramente bene questa auto. Quindi la consiglio. È vero che la stiamo guidando da un po' di tempo già, quindi mi sono già abbastanza abituato. Tu ti devi togliere perché mi fai perdere tempo e gli altri se ne vanno. Ok, questa è una gara sprint, da punto a punto. Però ci troviamo in una, diciamo, in un'autostrada. Il problema sono questi qua che parlano sempre da sotto e non riesco io a parlare. Ma basta, si può togliere questa voce da sotto. Non devi stare sempre a parlare. Attenzione. Minchia qua. Siamo messi in terza posizione. Devo cercare di non farli allontanare troppo. Comunque, diciamo, l'importante delle playlist è, penso, almeno per il momento, è almeno classificarsi in terza posizione, quindi sul podio. Però noi cerchiamo sempre di vincere. Attenzione qua, eh. È piaciuta questa? No, però mi ha sorpassato. Noi ci siamo messi in seconda posizione, ci siamo messi davanti a Mitch. Andiamo a beccare Naho adesso. 39%. Andiamoci un po' la scia di Naoa, che non abbiamo il nostro. Ha tagliato quella maledetta, guardala. Però gli ha allungato troppo, si è fatta soffiare la prima posizione, mi dispiace. Questa voleva fare la dritta, si è ritrovata. Ora faccio io un po' il dritto da qua. Mi sa che ho perso un po', però. Oh, stiamo arrivando dei tornanti in salita, attenzione. Bella. Quanto cavolo è bello sto gioco, ragazzi. Per il momento le auto sono tutte in prestito, che ci stanno dando, quindi non vediamo anche l'ora di provare su corse playlist anche le nostre auto preparate da noi.
Comunque ripeto, questa BMW è veramente confortevole, da guidare, bella. Logicamente poi ognuno di noi ha il suo stile di guida e si potrebbe trovare in un'altra maniera con qualsiasi singola auto. Ottantadue per cento, attenzione, non sbagliamo, Check out those attenzione, qua buildings. c'è. Got it. That's Honolulu. Qualche altro tornantino. Ok, vai. 5 secondi di distacco, possiamo andare tranquilli. Abbastanza tranquilli. Ci portiamo a casa questa gara. Ok, let's go. 98. Che un po' di palettinaria qua, di bandiere, si porta a casa, pesante. Bene, ok. Quindi l'evento era fotografare mentre correvo qui, non lo so, mi ha fatto tre foto durante questa gara. Ok, andiamo a vedere velocemente, mi piace andare a vedere la classifica, quella online. Ok, siamo al 183.000esimo posto, invece sulle piattaforme al 112.000. Bene, andiamo avanti, andiamo 10.000 di XP, 10.008, anzi 11.005, 18.750, siamo arrivati a 335.000 crediti. Qualche altra parte di auto sbloccate. Perfetto. Great job, but the journey is far from Perfettamente over. perfetto che qua. Ok, se ne stava andando il filo delle cuffie sul microfono. Vabbè. Allora. Perfetto. Allora, andiamo Let's get avanti, to the shop. vediamo cosa ci What can I do dà for you, driver? cara in zona, visto che siamo in zona adesso usando, diciamo, questa modalità qui che sarebbe freccetta in Let's do su, this. ragazzi, ci dà le tre possibili playlist più vicine, dovrebbero essere, sì. Adesso abbiamo questa qui a 1,8 km, quindi andiamo di conseguenza velocemente, ne facciamo più playlist possibili in questa puntata. What's up, Quindi Buttercup? abbiamo questa qua, Dukes of Way Hanae, Hawaii Scenic Tour sempre. You know where to Impostiamo find la me, driver? destinazione, che non l'ha fatto in pratica. All Ora sì. right, let's move to the next. Let's go to the Andiamo! shore. Andiamo verso il mare, andiamo verso il mare. You'll love the next vehicle. You know the serial version because it's Bella space questa forward, scena but qua. we Non added a little touch of Hawaii so to perché il it. mio monitor, boh. Il monitor si vede leggermente più saturato, più scuro. Ok, non sono solo io che sto venendo a fare questa, come cacchio si chiama, playlist. Allora, andiamo. Auto in prestito, ragazzi, ci prestano la Ford Bronco Hawaii Scenic. Poi è buono anche perché ci fa provare tante auto, magari così ci facciamo anche un'idea di delle auto più divertenti da portare, oppure quelle più che ci piacciono di più da guidare. Allora, andiamo avanti. Questa Scenic Tour con questa Ford Bronco. Siamo sul mare, c'è un faro. Beh, di estetica è fighissima quest'auto, prima di tutto. Bella. Si parte. Dobbiamo andare al mare, siamo colmi di tavole da surf, gommoni, canotti. Quindi Cool. Is that Ford Bronco made in si Oahu? va al mare. Ah, perfect. This is the exact car we need today. Le We went scene di to the questo beach gioco this sono quiet now, veramente where the belle. mountains Belle, rise colori from the water. belli da vedere, bello bello. Tante tipologie di corse. Più avanti andiamo anche a comprare
anche l'aeroplano, perché non abbiamo ancora esplorato il mondo aereo in questo gioco. Anzi, poi vado a vedere magari tra un po', andiamo a vedere un po' di, dicevo, di aerei, vediamo se lo compriamo uno, se riusciamo, con il denaro. Bella! Belli questi tracciati così. Oh, guardate il gommone dietro che si muove, è fighissimo. Oh, non perdiamo altro tempo, ragazzi, dobbiamo andare a beccare a queste. Cerchiamo di non imbrogliarci con le tappe. Dai, dai, che li becchiamo, dai, 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 dai. Non avete scampo? Qui è meglio toglierci dall'acqua qui, così possiamo andare un po' più veloci. Oh, la tappa, no! Per fortuna l'ho presa in tempo, non l'avevo vista, ve lo giuro. Ci ha fatto perdere ulteriore tempo. Vabbè, ci abbiamo tempo però, ci abbiamo tempo per recuperare, siamo al 40%. Let's go! Minchia, da dietro mi stanno beccando. Ma questi davanti non si fanno prendere. Dai, 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 dai. Cerchiamo di non sbagliare. Oh! Minchia, quello che salto che ci ha fatto. Minchia, qua scivola. Che qua abbiamo recuperato un po', abbiamo recuperato un po', abbiamo fatta più stretta. Siamo alle calcagna, alle calcagne di Keno. E noi dobbiamo beccare Mitch. Lasciamo stare il salto che ci fa perdere tempo. Porca paletta. Bello sto tracciato, belle anche questa tipologia di corse. Attenzione, c'è il sorpasso su Mitch. Let's go! Si mette davanti, siamo al 70% del tracciato. Non vuole mollare, Mitch. Non vuole mollare. Adesso stiamo per andare di nuovo fuori strada. Me lo sento. No. Siamo a un secondo, ragazzi. Abbiamo recuperato un secondo. Bene così. Il sole negli occhi. Ma noi non molliamo, un secondo e mezzo di lusso. Due secondi da Mitch. Andiamo a sfrecciare, andiamo a sfrecciare. Oh, guardate qua tutte questi sottomarini qua. Sulle spiagge. E la portiamo anche questa. La portiamo anche questa. Velocemente classifica online 99.000 sulle piattaforme, sulle console. Ok. Andiamo, 16.000, 16.000, ok, siamo arrivati a 352.000 crediti. Ragazzi, allora, andiamo adesso invece a fare un salto, ragazzi, voglio fare un salto. Voi direte dove? Ma cacchio si fa qua? Oh. Come si faceva andare nel... What? Come si faceva ad andare nel menu, raga? Ah, ok, con start. Bene. Quante cose che mi dimentico. Allora, negozio, negozio, ragazzi. Andiamo nel negozio. Personalizza veicoli, oggetti consumati, offerte bundle. Allora, catalogo veicoli. Catalogo veicoli si può filtrare per tipo aereo. Andiamo a vedere un po' i costi degli aerei, ragazzi.
Allora, le aerei non costano, no, cacchio, non costano, costano. Questo costa 343.700, 327.000, 336.000. E questa è una ricompensa esclusiva. Questo è 319. Magari ci compriamo quello che costa di meno. 200.000, ragazzi. Questo è pochissimo. 200.000, 500, 352, 203.000. Mamma mia, chissà quanti se ne sbloccano poi, eh? Penso, eh? Penso si sbloccano anche altri. Allora, compriamo quello che costa di meno, ragazzi. Avevo visto uno 200.000, se non sbaglio. Aglio. Perché sta facendo così? Ah. Ok, allora, era, vediamo 319, 200.000 questo, c'era un altro 190, mi sa. No, ok, allora quello di, affanculo, quello di 200.000. Allora, compriamoci questo qua, ragazzi, e andiamo a fare un giro finalmente in aereo. Allora, vediamo, come si gira la telecamera? Prime, test drive, non si può girare. Comunque, si può fare solo l'anteprima con premendo pad sinistro. Allora, tutto rosso no, io direi rosso e bianco, dai, fa il suo effetto. Via, si compra, via. Ok, 200.000 buttati al vento. Ma questo gioco è fatto proprio per spendere i soldi, quindi ragazzi, spendete i soldi quando, cioè, fate come me, eh? Appena vi piace qualcosa, spendeteli subito, senza andare avanti sempre con le stesse playlist per tanto tempo. È bello cambiare durante l'avventura, diciamo, tante playlist. Quindi continua ad acquistare, personalizza, guida, personalizza, vediamo se ci andiamo a fregare subito qualche livrea da qualcuno. Eccole qua. Ma queste si compra, sì, penso che si comprano comunque. No, belle. Le top 100, ragazzi, delle livree. Di questo non ho visto manco come si chiama, quest'aereo, comunque. Beh, sono belli, dai. Minchia, questo da guerra è bellissimo, no? Vabbè, tutta la vita questo io ci prenderei. Anche se ci sono quelli. Ah, questo è bello pure, ragazzi. Questo qua verde, sembra bello. Questo sembra bellissimo, eh? Con 2000 ci andiamo a fregare la livrea. Bene, perfetto. Ok, nuovo aereo. Questo sarebbe l'Omega 0725. Dovrebbe essere. Quindi torniamo indietro. Torniamo indietro. Oh, perché mi fa partire da qua? Perché? Come si guida prima di tutto, ragazzi? Andiamo a vedere gli interni. No, vabbè. Ok, dai. Allora, si accelera. Occhio, occhio, signore, attenzione, attenzione. Attenzione che sto per volare. Ok, abbiamo capito come si vola. Ok, ho capito come si vola. E stiamo volando, ragazzi, facciamo un giro all'interno pure, eh? Giusto per vedere. Ma stavo rallentando, porco cane. È meglio tornare fuori. Perfetto, ok. Allora, se io mettessi pausa, che succede qua? Continua a volare l'aereo? No, penso di no. Non è che ci andiamo a schiantare da qualche parte. Ma per caso, ragazzi, ci sono degli eventi per gli aerei? Andiamo subito a vedere, eh? Non si sa mai. Ci sono eventi aerei? Vediamo. Ok, questo sembra un evento aereo, no? Mi sa che non li abbiamo sbloccati ancora. Io non li vedo, ragazzi. Se li vedete voi, fatemi sapere. Questa chi è? Requisiti non soddisfatti. Vabbè, non ci interessa al momento. Allora, cose aeree, vediamo. No, non ce ne abbiamo, ragazzi. Vabbè, comunque con l'aereo ci possiamo spostare facilmente pure, ragazzi, attenzione. Con l'aereo ci possiamo spostare facilmente. Visto che l'abbiamo preso, quindi è un'ottima cosa anche per spostarsi più velocemente da una playlist all'altra. Spiaggia nera di Makua, demolisce niente, ragazzi. Vabbè, facciamo un giro con quest'aereo, ragazzi. Noi diciamo, compriamo i mezzi di trasporto prima del dovuto.
Cambio rapido, riavvolgi mappa. Ok, vabbè, modalità speciale, che cacchio è? Cacchio è modalità speciale? Io ad esempio ora, se volessi... Ok, con questo ci spostiamo a destra e a sinistra. Cioè, bellissimo, ragazzi, bellissimo. Allora, proviamo velocemente un atterraggio. Che dice? So you need a car that is also tough and powerful. Good thing you're driving the 1969 Perché se io spingo Camaro qui, Z28. non vorrei cadere dal cielo Someone con once said that un'auto. this car eats Mustangs for breakfast. It should definitely be up to the task. Proviamo un atterraggio, ragazzi. Proviamolo qua che mi sembra abbastanza. Ah, non si sono aperti. Il carrello non si apre, raga. Provo, non avevo aperto il carrello. Come si apre il carrello? No, lo voglio scoprire. Voglio scoprire come si apre il carrello, mi dispiace. Ok. Allora, una volta che... Ok, si chiude il carrello una volta che siamo saliti. Bello, qui, raga. Guardate. Facendo il giro c'è una flotta navale. Ora siamo arrivati ai bordi della mappa, in pratica. Allora, per aprire il carrello... Che cacchio è che sto lanciando? No, 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 no. Perché devo lanciare... No, raga, come si apre il carrello? Come si apre il carrello? What's the plan? Così no? Until next time, Così driver. no? Non mi fa aprire il carrello, raga. Ho spinto tutti i pulsanti e non mi ha aperto il carrello. Ve lo giuro. Allora, vorrei provare a fare una cosa velocemente, poi continuiamo con le playlist. Se io... Non so, cambio auto all'improvviso, che succede? Bellissimo! Non ci credo! E ora guardate che faccio! Attenzione! Bellissimo! Andiamo a fare un giro con lo scafo pure! No, allora, dovete vedere se c'è qualche evento scafo, per forza, ragazzi, non potete, non potete. Eh sì, ci sono, però ci vuole uno scafo adatto, mi sa. Allora, andiamo a vedere, andiamo a vedere. Andiamo a vedere velocemente, visto che stiamo esplorando. Visto che stiamo esplorando. Questo è... Imposta destinazione, registrati, che cos'è? Che vuol dire, raga? Spiaggia nera di Mauka, giocatori trovati, creazione, zona di combattimento. Cosa cavolo è? Mi sono registrato, spiaggia, ok, e quindi? Creazione, zona di combattimento. Stai raggiungendo la zona. È online, ragazzi, è online, è online. È online, ti diamo il benvenuto a Demolition Royale, un'epica battaglia epica tra crew che coinvolge fino a 32 partecipanti. Giocate assieme, raccogliete bonus, riuscite, va bene. Vai, fatemi giocare, raccogli bonus per potenziare, distruggi gli avversari per rubare il loro bonus, attiva la furia quando la barra è piena. Va bene, perché già mi stanno distruggendo? Fatemi. Bello. Ci siamo ritrovati in un destruction ad un tratto. Ah, non era iniziata? Bene. Ora stiamo per iniziare. Il combattimento sta per cominciare, ragazzi. Quindi ci siamo ritrovati in una gara online ad un tratto. Bene, bene così. Bene così. Andiamo, andiamo, andiamo. Oggi qualche passetto in avanti. Più che altro abbiamo comprato l'aereo. Adesso stiamo provando per la prima volta anche una gara.
online. Perché siamo con gli aerei? Che devo fare? Mi devo lanciare? Non ci credo. Cosa cavolo devo fare? Non ci vogliamo distruggere e basta. Vieni qua, vieni. Vieni, ormai ti ho preso di mira. T'ho preso di mira ormai, mi dispiace. Oh, ne arriva uno, non si sa da dove, attenzione. Questo dove sta andando, questo, ad esempio? Questo mi vuole seminare, mi vuole seminare, ma io non ti faccio passare, ti chiudo subito la strada. È stato bravo che mi ha scansato. Stavo per prendere. Oh, qua, che cosa sono queste cose? Bonus danni. Cacchio è? Che cacchio? Dove sono gli altri? Dove sono gli altri? Sono persi. Ma la sfida fra me e questo qui è diventata. Non mi ha preso. Attenzione! Diventando. Vieni qua, vieni. Mannaggia, non t'ho preso per un centimetrus. Mi dispiace, ma l'ho scansata. È brutto. Bastaso, siamo fuori. Siamo andati fuori dall'area di battaglia. Aia. No, no, non voglio morire. Non voglio perdere. Aia, questo non si è rotto. Quest'albero de Dios. Dove siete? Dove siete? Dove siamo? Oh, attenzione, siamo entrati nell'arena. Ecco l'arena. Ecco l'arena di distruzione. Come cacchio funziona qua? Mi ha fatto malissimo. Ce n'abbiamo qualcuno davanti qua? Oh, attenzione! Picchia! Scalzato per un centimetro, mi pare che stiamo giocando a come cacchio si chiama? Mi pare che stiamo giocando a fanculo, non mi ricordo come si chiama il gioco. A Warfest. Boom! Non mi prendete! Non mi prenderete mai! Guarda questo, non mi ha visto! Impatto! Impatto! Mi sono fatto male da solo. Non riesco a vedere la mia. Questo come fa ad avere quell'auto? È scoppiato questo, mi sa. Ma ne rimane solo uno, fatemi capire fino alla fine. Quanti siamo? 5 di 6. Vogliamo prendere qualcuno che sta qui, eccoli. Ti faccio male. Qualcuno che mi sta seguendo o no? No. Sulla mappa sembra di no. Io comunque non è che stia tanto bene di forza, eh. Questi scappano e basta, questi. Ma qua si chiude il cerchio, è un battle royale, ragazzi. È un battle royale. Mamma mia, che peccato questo. Ormai mi sono messo dietro a questo. Bastardo.
Non mi faccio prendere da nessuno. Oh, uno si è messo dietro. Preso. Ha preso pure lui. Sta merda. No, il tuo veicolo è stato distrutto. Ragazzi, però abbiamo lottato, abbiamo lottato, abbiamo lottato. Vai alla ricompensa. Se esci mentre ci sono altri membri della tua crew, va ancora in gioco, non otterrai le ricompense. Non c'è nessuno della mia crew. Quindi, sei fuori dallo sconto. La crew tiene ancora duro. Posizioni seguente. Ok. Ah, perché mi avevano assegnato una crew così? No, me l'ha data la ricompensa, me l'ha data. 22.000, attenzione, giocare online, 32.000, giocare online conviene ragazzi, è la prima volta che ho giocato online, poi andiamo a scoprire magari tutte le modalità di gioco, di bellissimo, bellissimo. Allora, io andrei avanti con... Ok, qua troppo lontano, perché mi mette a 16 km? No, cosa ho spinto di nuovo? La cacchio della fotografia. A 16 km mi dà 10 km. Eh no, ragazzi. Ci metto questa qui. La destinazione ce l'abbiamo, però ce la facciamo con l'aereo, ragazzi, perché sono 16 km. E la dobbiamo fare con l'aereo, via. Si parte. E vai! Ok, non è da qua, devo tornare indietro. Ok, raggiungere le playlist lontane con l'aereo è una scoperta fighissima. Perché? Vediamo quanto camminano gli aerei. Penso che camminano più veloce, quindi. Perché abbiamo una montagna davanti, eh. Cioè, 16 km sono già diventati 7 km, ragazzi. Incredibile. Mi sa che dobbiamo andare oltre sta montagna, bellissimo. E vai. Guardate come passano i chilometri, guardate. Sono già diventati 5. Quindi ottima cosa da fare, ragazzi, ottima, ottima cosa. Mi sta arrivando la luce de Dios dalla finestra. Comunque. Bella. Attenzione. Andiamo a vedere dov'è questa. Attenzione, impicchiata. Impicchiata. Forse dobbiamo rallentare un po'. Eccola. Dovrebbe essere qua in zona. Iniziamo a rallentare. Vediamo dov'è. Così magari atterriamo pure. Anzi, atterrerei. So che mancano 3 km. Ma non è qua. Non è qua, allora è dietro la collina. Ok. Allora andiamo sulla collina. Ah, prima me l'ha aperto il carrello. Attenzione, bisogna rallentare per il carrello. Non è qua, è dall'altra parte. Ok. Adesso ci facciamo un lancio con la macchina di quelli number one. Via! Attenzione! E si va! Mamma mia! Mi sento un cyborg! Boh, vabbè, andiamo! Dovremmo essere quasi arrivati, invece no. Vabbè, tagliamo tutto. Anche qua in zona. C'è bisogno che seguiamo la strada, Andiamo. Sono arrivati. Fighissimo arrivare così, negli eventi, eh. Così, dal cielo, dappertutto. Allora, auto in prestito. La Chevrolet Camaro Z28. Che cosa sarebbe? Gara? Non lo dice. Non lo dice. Vabbè, dovrebbe essere una gara.
Obiettivo terminare l'evento, Terminare soltanto. Oh, il vulcano. No, non ho mai sentito parlare onestamente di questa dea. Vabbè, come dici tu. Non è che alla fine del gioco il vulcano erutta e ci allaga di lava. Bella questa macchina, bella. Attenzione che ci sono anche i motori, Io ti butterei subito in aria, però mi dispiace. Sto qua, forse vediamo se lo tamponiamo, che succede. How's it, friend? Hope you enjoy the cool water. Where we're going, the temperature is much higher. Se la vedranno grigia qua i motociclisti. Il problema dei motociclisti è che penso che siano più veloci delle auto. Quindi aspettiamoci dei sorpassi. Non ci ho badato, altrimenti me ne andavo, lo sportellavo e mi mettevo davanti subito. Belle anche queste auto, Minchia, stiamo salendo verso il vulcano, mi sa, E non mi spaccare la macchina. Sono deficiente. Naho è sempre primo, Tutte le gare si mette primo, Naho. Poi vorrei capire, entro quanto di distanza posso passare a fianco alla tappa? Cioè, perché non bisogna prenderla per forza, diciamo, in pieno. Può anche passare di lato. Ecco il vulcano davanti. Bella queste zone, Queste zone non le avevo mai viste ancora. Stiamo esplorando zone nuove, della mappa. The volcano's activity is the same as her temper. Sometimes calm, sometimes explosive. Saltaccio qui. Vedi lì. Siamo davanti, però. Questa è bella lunga, Questa tappa, questa gara di playlist. Tele continues to make Hawaii. Because of her, we can witness the process of creation. E dai, Dai che dobbiamo fare di nuovo soldi. Oh, questa è proprio figa st'auto, Questa me la compro. Questa è figa, Poi tutta truccata, chissà come sarà, Might sound crazy, but volcanoes are a source of luck. Powerful and breathtaking giants that show us the balance of destruction. Non molla Naoa dietro. No, ti faccio mollare io. Awesome. The rocky flows of a few seconds ago has transitioned to a wet and fertile land. This is what Hawaiians proudly call Kula'iwi. Another difficult word. Un attimo all'interno dell'auto. Beh, gli interni pure sono belli, però bisogna abituarci. Cioè, bisogna abituarsi a giocare. Questa è la camera, infatti. Logicamente la visuale diminuisce con le telecamere interne, però non sono male. Nemo 48%. Mi sa che
Devo ripagare i danni là, non è vero? Quel cancello. Non è vero, quando mai abbiamo riparato i danni? Qua abbiamo perso 3 ore qua. Dovevamo frenare un po' prima. Infatti forse ci recupera un po'. Nahoa e Pamela, sono due donne, seconda e terza. Due secondi, si è avvicinato molto. Questa è un'autostrada proprio larghissima. Che lusso. Possono fare a tavoletta, penso. Ottanta per cento. Che quanto durano, eh? Certe gare, ragazzi. Questo gioco non finirà mai. Faremo tipo 1000 puntate. Faremo tipo 1000 puntate qua, sicuro. Haleiwa Insight, well known for its surf and its prawns, obviously. Let's go! Vediamo quanto. Lo sapevo. Sapevo, dovevo frenare prima, non ci ho badato. Like the end, the Rainbow Bridge will make a perfect spot to mark the occasion. Minchia, 10 secondi abbiamo dato, abbiamo un po' sbagliato. Hanno mollato. 96%, la portiamo anche questa da vincitori. L'avevo già fatto io la sgommata, mi dispiace. Bene. Andiamo a vedere la classifica piattaforma, 107.000. Lo so, non è facile scalare le classifiche online di questo gioco. Non è facile. Ok. E non è facile nemmeno comprare tutte le auto di questo gioco. Sarà un'impresa quasi impossibile, però... dipende quanto giocheremo fino alla fine. Bene, vediamo un po' la situ. Allora, dei nostri veicoli al momento, che sono questi qui, ragazzi. Allora, come si fa a mettere dettagli, filtri, se io volessi mettere, vediamo, l'auto. Ah, col triangolo, ok, allora col triangolo ci mette l'auto preferita. In questo caso io farei una cosa. Vabbè, io ci metterei, non lo so, no, ma questa non mi piaceva tanto da guidare. Forse ci metto la Supra, questa qui. No, ma più che questa, no, questa no, questa qua ci voglio mettere. In più voglio personalizzarla, vediamo. Le livree non me le fa mettere nelle auto regalate, ok, ora ho capito. Quindi nelle auto regalate livree non esistono. Ok, ho capito un'altra cosa. E niente, queste sono la lista dei miei mezzi al momento. Oggi abbiamo comprato il North American P51 Mustang, si chiama, ragazzi, Mustang, cioè come l'auto si chiama in pratica. Comunque, tutto qua, ragazzi, chiudiamo questa puntata su The Crew Motorfest. Pian piano stiamo andando avanti, come avete visto, sempre nelle strade di Miami. Oggi abbiamo fatto anche un giro con l'aereo, abbiamo fatto un giro vicino al vulcano, che è l'attrazione, diciamo, principale di questo gioco, da quello che si capisce. Sono tutti puntati verso sto vulcano. Chissà cosa succederà alla fine, non lo so. Comunque potrebbe succedere
non so, un'eruzione probabilmente, altrimenti che cosa ce l'hanno messo a fare questo vulcano? Se non erutterà, vabbè, lo vedremo avanti se riusciamo a vederlo. Noi ci vediamo a un prossimo video, ragazzi. Like, commento per forza, ragazzi, per forza se volete, per forza se volete, o se volete per forza. Iscrivetevi alla fine se vi piace il canale Storm Player. Dal mio bunker è tutto, noi ci vediamo a un prossimo video, ragazzi. Let's go!